Ciao Jeff, buonasera. Buonasera. Insomma, complimenti per la promozione, per il tuo contributo, per il gol anche oggi, ecco, le emozioni di questa giornata. E se guardi al futuro, l'anno prossimo ti vedi ancora a Catania? Beh, chiaramente ringrazio per prima di tutto perché è stato un anno pieno di emozioni e siamo contenti di aver raggiunto l'obiettivo. E per il futuro ancora non lo so, quindi bisogna dimostrare sul campo che posso meritare di rimanere, però adesso festeggiamo oggi e poi vediamo cosa succederà. Jeff, quale emozione nel vivere questa giornata insieme ai tifosi, l'abbraccio con tutta la squadra, insomma raccontaci proprio a livello personale che sensazioni hai vissuto. Ma dall'arrivo allo stadio già vedere tutti quei tifosi veniva un po' a pelle d'oca, sinceramente. Poi prima della partita tutta tifoseria che cantava in quel modo, è stato fantastico, quindi sono veramente orgoglioso e onorato di essere qui, è veramente una sensazione bellissima. È arrivata anche la soddisfazione personale, finalmente sei tornato in gol dopo un po' di tempo, certo. Nell'ottavo gol, ritorni ad essere il capocannoniere. Certo, credo che è passato tanto, e sinceramente mi stava pesando un po', però credo che adesso sbloccando, adesso spero di dare continuità nel gol. Tra l'altro, scusami, gli ultimi due li avevi fatti al cani gatti in casa, certo. E oggi sei tornato a fare gol al cani gatti nella partita più Infatti, buona. Scusa, mi porta bene, ho detto scherzando. No, sono contento e soprattutto per la vittoria del campionato, sono contentissimo. Sicuramente non è ancora finita, adesso ci sarà sì la fine del campionato e poi quello che per voi in questo momento è l'obiettivo, il prossimo obiettivo, cosa vi aspettate? Certo, vabbè, adesso chiaramente dobbiamo continuare con le partite, quindi ci sarà lo stesso approccio, la stessa mentalità. E poi vediamo nella parte nello scudetto, vediamo come riusciamo a fare. Fisicamente come stai? Pensi di ritrovare il posto di titolare? Beh, fisicamente sto bene, poi su questo discorso credo che meglio non entrare, io lascio sempre al mister, chiaramente. Io se gioco 10, 50, 90 darò sempre il mio massimo e credo che lo sto facendo. Salve, Andrea Catando, la Sicilia. Quasi tutti voi avete sempre, come dire, evidenziato la forza del gruppo, però vi chiedo, adesso che lei è capocannoniere della squadra, ci pensa a completare la stagione da capocannoniere? Sarebbe una, come dire, una soddisfazione doppia per lei, quindi magari no. Le piacerebbe anche partire titolare? Certamente è un giocatore, credo che l'obiettivo è partire da titolare e fare gol, chiaramente, però bisogna rispettare anche le decisioni che prende il mister, quindi io comunque vorrei vado per Cina perché in Italia mi è sempre capitato qualcosa, non sono mai riuscito, quindi quest'anno io ho puntato con obiettivo che devo arrivarci, quindi non lo so se sarò il capocannoniere della squadra, ma l'importante è che arrivo in doppia cifra, togliere questa, non lo so, questa maledizione. Grazie.